Buon pomeriggio dal TGR Puglia. In primo piano la cronaca con la maxi operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia contro il clan Strisciuglio di Bari. 99 le persone colpite da ordinanza di custodia cautelare. Metà di queste era già in carcere. I particolari da Claudia Bruno. Un controllo asfissiante del territorio con intimidazioni ed estorsioni a tappeto nei confronti di piccoli e medi imprenditori è il quadro che emerge dall'operazione Vortice Maestrale della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Direzione Nazionale Antimafia contro capi e affiliati del clan Strisciuglio del capoluogo pugliese, molti già in carcere, 99 le ordinanze di custodia cautelare, 147 gli indagati, in campo oltre 400 uomini e donne dei carabinieri e della polizia. In uno sforzo collettivo che è un messaggio, credo, importante alla collettività che ha bisogno di credere sempre di più nelle istituzioni. Tra gli arrestati Francesco e Ivan Caldarola, figli di Lorenzo, ritenuto uno dei capi del clan, e di Monica Laira, responsabile dell'aggressione ai danni della giornalista del TG1, Maria Grazia Mazzola, avvenuta nel febbraio 2018. Tre reati contestati, associazione mafiosa, traffico di droga, detenzione di armi, anche da guerra. Il clan era attivo in diversi quartieri della città e aveva ramificazioni anche in provincia, a Conversano, Rutigliano e Palo del Colle. Questa operazione dimostra che le istituzioni sono capaci di reagire a interferenze e intimidazioni, ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, e la risposta a quello che è accaduto qualche giorno fa e che rappresenta un caso gravissimo. Il riferimento è all'arresto del giudice del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis, e dell'avvocato Giancarlo Chiariello. 99 arresti di mafiosi ci dimostrano come quello stesso ufficio GIP sia stato capace di dare una risposta immediata e molto efficace.